Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi non siamo né su Clash of Clans né su Clash Royale. Allora, semplicemente perché mi hanno inviato un cubo di Rubik che non si gira. A parte scherzi, me l'hanno inviato Banggood e sinceramente non sapevo cosa farmene. Poi ho scoperto che qua c'è un tasto, si accende e praticamente parte una ventolina veramente straodiosa. E guardate qua, c'è una... Allora, sentite. Sembrava il mio vecchio Windows questo, ma in realtà ragazzi è un proiettore. Ma io mi chiedo, ma cosa me ne faccio io di un proiettore? E mi sono chiesto, cosa posso farci con questo? Ora andiamo a fare una bella cosetta. Ragazzi, inizialmente ve l'avevo detto che non sapevo cosa farmi di sto proiettore. Però ragazzi, non so se avete mai provato tipo portare un proiettore all'esterno. Guardate che luce immensa che fa. Questa è tutta una strada buia dietro casa mia. Guardate, la illumino tutta. Oddio, spaventoso, eh. Ecco ragazzi, forse voi non avete presente le dimensioni. Ma allora, ok, lo mettiamo a fuoco. Ok ragazzi, il mio villaggio è a fuoco. Vi faccio vedere un pochino la grandezza della mia ombra. Ecco, questa è la grandezza della mia ombra, ragazzi. Guardate quanto riesco. Voi forse non vedete bene perché la mia fotocamera non ha un ISO perfetto, però tipo vi giuro che si vede tanto. E questo penso sia il villaggio di Clash of Clans più grande al mondo, ed è mio, ragazzi. Ok, ecco, guardate le differenze. Immaginatevi di giocare a Clash of Clans su uno schermo gigante così. Guarda, questo qua è il mio piede. Ragazzi, a parte che ho questa luce di merda in faccia, sono onorato di presentarvi il villaggio di Clash of Clans più grande del mondo. Guardate quanto è grande. Allora, se i miei vicini mi vedono pensano che sono un bel coglione, però questa cosa funziona, è una figata assurda. Scatta un pochino, però è giocabile, direi. Voi almeno 10.000 like. Questo è tutto lo schifo che ho dovuto fare per fare questo video. Allora, penso che stavo leggermente congelando da fuori, ma alla fine ne è valsa la pena, è un bel giocattolino. Ragazzi, ho accettato questo video collaborazione con Banggood anche se mi hanno inviato questa schifezza solamente perché mettono in palio 3 giveaway per voi. Allora, i 3 prodotti saranno delle surprise, perciò vi invito ad andare sotto in descrizione e aprire questi link. I premi avranno i numeri, avranno il numero 1, 2, 3. E come prenderli? Tutto quello che dovete fare, ragazzi, è quello di iscrivervi se non siete iscritti al canale, lasciare un like e commentare. Allora ragazzi, cosa dovete scrivere nel commento? Nel commento dovete scrivere innanzitutto il prodotto che volete, il numero del prodotto. Provate ad aprire tutti i prodotti e vedete quale vi piace di più. E nel commento scrivere la vostra email. Poi io con un programma che prenderà casualmente i commenti da YouTube e poi io invierò a questa email il contatto della mia referente. Poi voi naturalmente vi mettete d'accordo con la referente e fate mandare tutto direttamente a casa. Sto morendo ancora di freddo solo per voi ragazzi. Insomma ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo giveaway e sto cubo magico che non si gira. E vi ricordo che per partecipare al giveaway dovete iscrivervi, se non l'avete già fatto fatelo, lasciate anche un like e il commento per vincere il giveaway. E come al solito, like e commento, noi ci vediamo al prossimo video.